Allora, il problema delle aule si potrebbe risolvere dopo l'incontro di martedì con i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico provinciale. Dobbiamo capire chi andrà in quelle aule mettendoci insieme sul tavolo e ragionando da buoni padri di famiglia e da buone madri di famiglia. Noi cercheremo di dare risposte a tutti, cercando di fare il meglio possibile per i ragazzi di ogni scuola e di ogni istituto. È chiaro che adesso siamo agli sgoccioli dell'inizio dell'anno scolastico, bisognerà stringere un po' la cinta e cercare di lavorare il più breve tempo possibile per cercare, insomma, di dare quelle risposte adeguate. Noi abbiamo innanzitutto trovato 33 aule su tutta la provincia e quindi anche questa era la conferenza stampa di questa mattina, dove abbiamo potuto, abbiamo realizzato delle aule, abbiamo trovato degli spazi, abbiamo assecondato dirigenti scolastici e quant'altro. L'unica cosa che per quanto riguarda invece il discorso di più a Teramo c'è un problema più ampio che riguarda tre scuole, quindi un concatenarsi di queste tre scuole. Abbiamo innanzitutto trovato le aule mancanti per soddisfare le esigenze di tutti e le abbiamo trovate al Pascal, che è la nostra scuola, facendo anche dei lavori, mettendo in campo anche delle risorse da parte della provincia. Adesso è importante capire chi andrà in quelle aule per cercare di dare risposte migliori a tutti quanti. Le altre scuole partiranno normalmente con nessun tipo di problema, perché comunque abbiamo chiuso i lavori questa settimana su tutte le scuole, ne rimane solo un cantiere aperto e un altro cantiere, che è quello dell'ascensore al di poppa, che avrà bisogno di più tempo, ma insomma l'abbiamo affidato finalmente dopo 2 anni e siamo riusciti ad affidarlo, ad affidare sia il lavoro che la progettazione. Tutto il territorio provinciale, stiamo lavorando a Roseto, stiamo lavorando anche a Teramo, anche a Lito Alessandrini, perché lì abbiamo ricavato già 2 aule in alcuni spazi dopo un sopralluogo fatto con il dirigente, abbiamo ricavato delle aule per il Comi 2 per il liceo scientifico e stiamo lavorando, insomma, anche per Giulianova, e abbiamo trovato anche delle aule in più al liceo scientifico e all'ITC di Nereto. Quindi stiamo, come dicevo, abbiamo risposto a tutte le esigenze seguite all'incontro del 17 agosto fatto in provincia, e tempo di record abbiamo appaltato, realizzato e, insomma, dato alle scuole le risposte che ci chiedevano.